Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questa nuova settimana per questa nuova giornata di campionato. Oggi infatti andremo a commentare Atalanta-Roma. L'intro stavolta la faccio dentro, più che altro perché fuori ha smesso, però fino a 3 secondi fa pioveva. Abbiamo peraltro anche un esemplare di Snoopy che mi osserva. Dopo, stasera facciamo le cose zozze. Chiaramente voi sapete già il risultato finale, quindi commentate qui sotto con la vostra sulla partita. Noi ci avviamo come contro il Torino. Un bacione e andiamo a un'idea studio. Allora, eccoci qui, la situazione è questa. L'ultima volta sono partito da solo, oggi saremo addirittura in 4 con PF che è in ritardo ma per scaramanzia, perché col Torino abbiamo vinto. C'è il maestro molto preso dalla sua vita, Pablo Giallorosso, che sta segnando le formazioni. Però insomma, ultimissime cose, siamo pronti con enfasi non indifferente a raccontarvi Atalanta-Roma, dai! Domenica 27 gennaio 2019, bentornati su Roma Crew, benvenuti ad Atalanta-Roma, una sfida che può già valere la Champions League. Un saluto da Federico Marconi e dal mio parterre, oggi molto folto. Vado subito a presentare la mia spalla destra, e non a caso è la mia destra, Pablo Giallorosso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, mamma mia, partita importantissima, visto che ieri il Milan si è fermato contro il Napoli. Andiamo a presentare il nostro regista di oggi, colui che si sta occupando delle formazioni che tra poco vi leggeremo e che vedrete anche in grafica, il maestro. Buon pomeriggio maestro. Buon pomeriggio a tutti. E poi ovviamente non meno importante degli altri, anzi fondamentale, la sua presenza, PF, il nostro Libano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli amici che stanno all'ascolto. Buon pomeriggio anche alla mia palla. La tua palla. Olsen tra i pali, Manolasse e Marcano in difesa sono i due centrali, con Karsdorp a destra e Kolarov a sinistra. Il centrocampo composto da Steven Zonzi e Cristante. C'è una notizia, torna tra i convocati il capitano De Rossi. Olè. E quindi questa è sicuramente una buonissima notizia. Poi alla tre quarti Pellegrini con Zaniolo a destra, il Sharawi a sinistra ed Dzeko davanti. Intanto Calvarese sta per dare il calcio d'inizio. L'attesa è finita. Atalanta che dà il primo giro al pallone. L'attesa è finita. Bravissimo. Ma tu sei veramente... Tra l'altro attenzione alle partenze dell'Atalanta, perché contro la Lazio la gara è finita 1-0, il gol è arrivato al primo minuto. Quindi contro la Lazio. Apertura intanto sulla sinistra dalle parti di Alexander Kolarov, che prima finta il cross, poi tiene il possesso e fa partire il traversone verso Zaniolo di petto. Mamma dentro mia. Per Dzeko. Che hai fatto Pablo? Ti senti male? Mo ti schioppa adesso, sì. Sta attento. Il capitano di 0 Roma 1, il gol del bosniaco che torna a segnare. Così. Se non sbaglio il terzo in campionato per Dzeko. Non segnava da parecchi mesi. Dai, esattamente come contro la Lazio, dai. Un gol importantissimo, che bella assist di Zaniolo col petto. Mamma mia. Ma è bella proprio tutta l'azione. Però il cross di Kolarov, molto bravo. Ricordate che mi sono partite tonsille. Sì, immagino. Infatti, ho un dolore allucinante adesso. Perché tu fai questi urli? Alle corde vocali. No, ragazzi, il punto è che sono troppo contento che abbia segnato Dzeko. Esatto. Il giocatore perché che ce l'hai fantacarcio? L'ho preso a gennaio. Vedi. No, però calcolo, gli ho dato 4 giocatori per prenderlo, perché ho fiducia in lui. E io so anni che c'ho Dzeko al fantacalcio, perché è il mio attaccante e non posso non averlo. Ma non mi interessa molto ma il fantacalcio. Ma cosa urli, che ha detto che ha appena buttato i tonsille tra l'altro. E allora, mentre c'è una verticalizzazione pericolosa dalle parti di Ilicic. Mamma che mia, che cosa si è mangiato qui. Mamma mia dentro. Ilicic intanto che sterza, va sul destro, poi se la riporta sul mancino, ma fino in fondo Ilicic. Tre rimpalli in uno. Alla fine Nzonzi ci mette fumogeno in campo. C'è un fumogeno rosa in campo. Per me quindi il fiato del giocatore, cioè, è brutto proprio da vedere il colore, peraltro. Suppongo che sì, la cross palla messa fuori. Ma insiste l'Atalanta adesso in un ottimo momento con Mancini. Poi Gomez in mezzo a due. Veramente ancora da Mancini. L'ottimo momento dell'Atalanta dura da 20 minuti almeno. Bravo Pellegrini. Pellegrini. Ah, mo lo fermi, mo lo fermi, a Calvarese, ma li mortacci tua, così Tododi. Sono 3 minuti che c'è sta quel cazzo di fumogeno acceso, finché attaccano loro tutto a posto. Come prendiamo la palla noi, fermi il gioco, stai fuori, oh. Con un potenziale contropiede. Stai fuori, oh. Tra l'altro palla che verrà scodellata, quindi torniamo indietro da Olsen. Cioè abbiamo rubato palla, cioè abbiamo la possibilità di ripartire, fermi il gioco. Sono a tre quarti, sei un deficiente. Scusami perché c'è la palla verticale per Dai Dzeko. Che buona! Sono due! Dai! Edin Dzeko, il raddoppio della Roma. Palla in verticale, se non sbaglio, da parte di Cristante o Pellegrini, ma non è importante. È importante che Berisha esce, Dzeko lo anticipa, lo salta e mette in porta il gol del 2-0. Una cosa positiva. Può ripartire la Roma, scusa Pablo, perché c'è Zaniolo a destra e lo serve Cristante. In mezzo Pellegrini, attenzione a Nicolò Zaniolo dalla parte opposta. Bravo! Palla per Paragone in aria. E il Sharawi! Dai! Mamma mia ragazzi, che Roma! Che Roma pazzesca!
Lucca a Bergamo, 3-0 in 40 minuti. Dzeko e poi il faraone, come col Torino, doppio segna il terzo gol. Zaniolo. Settimo gol in 13 partite per il Sharawi, un giocatore in splendida forma, tornato alla grande dopo l'infortunio. Sono fomentatissimo, raga. Questa è una palla, lo posso dire. Una palla pallosa. Alla Francesco. Lo so. Però io voglio dire un'altra cosa, perché sicuramente le partite finiscono al 90esimo, ma la Roma sta dando un segnale pauroso. Sì, al perché campionato. 3-0 a Bergamo contro l'Atalanta è un risultato pazzesco. Occhio. Attenzione intanto al tocco per Gomez che arriva sul pallone, cerca di scavarla sul secondo palo, arriva Pasalic e il gol dell'Atalanta. Cioè ragazzi, voglio capire una cosa, chi è quello lì che si fa magna in testa? No, lo voglio vedere. Esci gol il nome. Tra l'altro non di Pasalic, pardon, ma di Castagne. Non credo che sia Manolas, e voglio vedere chi è quello lì che non salta. Voglio vedere chi è. Al 45esimo il gol di Timo Di Castagna, è il suo secondo gol in campionato in 12 partite giocate, però è il gol dell'1 a 3 prima della pausa che brucia tanto. È Karsdorp. Tra l'altro qui guardate in mezzo a due, no, guarda Karsdorp, guarda, guarda. Sì. Cioè proprio all'acqua delle rose. L'Atalanta non muore mai, esatto, l'Atalanta non muore mai, quindi attenzione, però è un gol che avrei francamente evitato quantomeno prima della pausa. Bravo. Esatto. Ci sarà recupero secondo voi? Secondo me sì, 4 gol. Un minuto per me lo dà. No, finisce qui il primo tempo con secondo me sì, 4 gol. State zitto. E allora finisce 3-1 per la Roma il primo tempo, comunque un grande primo tempo all'Atleti Azzurri d'Italia con la doppietta di Dzeko, il 3-0 di Sharawi, poi il gol purtroppo segnato da Timothy Castagne ad accorciare le distanze e a dare un senso, e che senso, anche alla ripresa. Sta per iniziare il secondo tempo, lo dico io, vado io sta cosa. Sta per iniziare il secondo tempo di Atalanta-Roma. Beh, io posso dirvi che sono molto preoccupato per il secondo tempo, anche memore dell'andata, a parti invertite, nel senso che l'Atalanta, ma io non so, anche se non in questo modo, anche se non in questo modo, era avanti 3-1, poi finì 3-3. Oggi la Roma, che comunque va avanti 3-0, prende un gol che, ripeto, è sempre pesante prima dell'intervallo. E adesso c'è un secondo tempo da giocare con loro, che saranno sicuramente con il coltello tra i denti. Ma anche noi. Saranno il tocco verticale. Ancora a cercare Ilicic, che chiude il triangolo con la discesa di Adebur, che si allunga il pallone. Ammazza. Attenzione ad Adebur, che mette il cross a rimorchio per Gomez. Poi Ilicic si dimentica. Mamma mia! Bravo coglione! Bravo coglione! Ragazzi, qua cioè, ci sta anche il fattore fortuna, perché là erano 3 contro 1. Quelli della Atalanta. Ma tu è coglione, cioè non è che è fortuna, sei stupido. Non voglio insultare, ragazzi, però. Se questa cosa l'avesse fatta Chic, caccia il sedere. Ma che siamo? Ma vi rendete conto che poteva succedere a Roma? Quello lì è un gol fatto, punto. Non so cosa ha fatto, si è incastrato. Mamma mia, una zolla magari, non so, le scarpe si lasciate. Non lo so, raga, quello che è successo è successo, non frega poco, l'importante è che sia successo. Se questo è un segnale. Tanto attenzione al contropiede dell'Atalanta, e sottolineo contropiede praticamente, perché siamo 3-1 per noi alla 57esimo. Ilicic in area di rigore fino in fondo, cerca il cross, poi rientra sul sinistro, ancora la sponda a cercare un rimorchio, lo trova in De Roon che non tira, cerca Zapata, poi Pasalic sul sinistro deviato e palla che termina fuori, brivido. Quando hai detto contropiede eravamo 3 contro 2 per noi, 2 secondi dopo erano 5 contro 3 per loro. Cioè si sono riversati dentro in una maniera spaventosa. In orizzontale trova De Roon. Gomez pensa anche al destro, crossa, colpo di testa e 2-3. Come cavolo, no raga, vedi, spiegami come ha segnato Toloi addirittura. No, voglio capire come ha fatto entrare sto pallone. Ha messo di testa. No, voglio vedere. No, non è possibile, raga. Ma come non è possibile? No, voglio rivedere, non mi interessa. Ma l'ha messa dove non batte il sole, ma che sì, puoi ma rivedere? Voglio vedere come l'ha colpito, chi lo marcava, io un po'. Toloi che si proietta dentro, se lo dimenticano è tutti, saltato. Questa volta salta su Manolas. Ragazzi, abbiamo incredibile. Preso due gol di incredibile. Testa. Incredibile. Vedi che significa prendere gol al 45esimo proprio. Già. Adesso c'è mezz'ora da giocare. L'Atalanta sta praticamente adesso, in questo momento potrà essere in transa agonistica fondamentalmente. Sì, adesso c'è tutto il fomento psicologico, sono messi nettamente meglio loro, hanno mezz'ora per segnare un gol. Nel primo tempo c'era molto più pressing sul primo portatore di palla della Atalanta, è quello il discorso. Adesso li lasci giocare, ti schiacci e chiaramente poi loro giocano bene a pallone, hanno giocatori di qualità, giocatori anche molto cavolo. Alti mandano in gol spesso i difensori. Intanto calla. Attenzione ancora Zapata, area di rigore, ha chiuso Manolas, ma la Roma sta soffrendo eccessivamente. Chiuso anche Dzeko, insiste l'Atalanta. Attenzione al pressing dei bergamaschi. Ilicic fino in fondo per terra. No. Attenzione, qui lo devi ammonire. Qui lo devi ammonire. Qui lo devi ammonire. Sì, che cazzo. Ci ha messo 67 minuti. Namo, no.
Già andato... qua sta in caduta. Però il ginocchio c'è. Sì, il ginocchio c'è, ma non è. Il ginocchio di Kolarov è fermo nel momento dell'impatto. C'è il movimento di Kolarov che poi pianta il piede. E c'è il movimento di Ilicic ci andà col ginocchio verso il ginocchio. Non ci credo, sta andando a vedere il VAR. Vabbè, è buono che vada a vedere il VAR. Comunque sia, no, sta è qui Calvarese. Per è Calvarese. Ma intanto, poi vediamo la decisione che prenderà. Il fatto che uno, nel dubbio, usi il VAR è importante adesso. Che ci sia o non ci sia il rigore. È giusto così che vada a vedere il VAR. Perché da. Se glielo dà è un altro discorso. Se glielo dà perché ci sta. E qui io vedo il ginocchio, sinceramente, se glielo desse. Non sarebbe, voglio dire, un latrocinio. Capito, perché... sono d'accordo col maestro in questo io caso. Io da, rigore. Purtroppo rigore. Ha dato rigore. Per me... Vediamo? Rega, per me... Rigore. Ha dato proprio un calcio di rigore. Sì, calcio sì, di rigore subito, per ci ha messo zero. Mancano 21 minuti al 90esimo. Siamo 3-2 e l'Atalanta la può pareggiare su rigore. E adesso Duvan Zapata di fronte a Olsen. Speriamo che Olsen faccia il miracolo. Vediamo se ipnotizza Duvan Zapata, che... è un periodo di forma. Io non vedo. L'ha già fatto. Ha già segnato. Anzi, vedo. Due rigori due. Segnati. Parte Zapata. Sì! 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 Arriva fino a qui il pallone. L'ha già fatto. Sta sega. Si resta 3-2. Siamo avanti. Neanche parla, PF. Neanche parla. Ora voglio la risposta, però. Dagliene un altro, Calvarese. Magari lo segna. Non giocavo, che forse chiuda davvero. Var si ribatte. Ma dove ha mandato un curve? Mazza che pippa, oh. Bravo, bravo. Mamma mia. Mani nei capelli a mocio. Ripeto, porca mia, svegliatevi. Ripeto, Ilicic colpisce la palla col tacco al contrario sotto porta. Zapata sbaglia un rigore. Guarda, si deficienti. Se questo è un segnale. Ma attacca ancora l'Atalanta con Ilicic. Zapata si butta dentro per rifarsi la palla. È per Duvan Zapata. Non no, ci credo. Ma state stupidi, no, cavolo. Non ci credo, no, io, no, me no, vado, schifo, io me ne vado. È schifo. Ma che è schifo. No, ragazzi, ci stanno prendendo per il culo. Ecco perché non ho esultato, perché la Roma è inconsistente sto secondo tempo. Ma che cazzo? C'è proprio una deficienza incredibile! Cioè, io non ci credo! Silenzio stampa. Sul palo di Olsen. Sul palo di Olsen, qui sbaglia Olsen. Qui sbaglia Olsen. Sì, come fai a piasto gol, si sa comunque. Qui sbaglia Olsen. Non ho capito perché avete esultato quando ha sbagliato il rigore, visto come stava a giocare a Roma. Perché uno si aspetta che ci sia una reazione. No, perché nel vedi calcio come sta a giocare la Roma, tu speri. Questo è un altro però, discorso, nel calcio, non sono. La Roma è una squadra atipica in tutto. Perché nel calcio tu sei avanti 3-2, possono pareggiare la partita in un momento in cui tu soffri e lì c'è un segnale evidente. T'hanno graziato, impari la lezione. Ma non prendi col 20 secondi dopo. Ma è questa la squadra. Ma è una cosa incredibile. Purtroppo mentalmente sta squadra non, ma è assurdo proprio. Sta. Io come un idiota che mi sono pure illuso. Non ci sta. Mentalmente questa squadra non ci sta, ragazzi. Non è inutile. Cioè, non è una questione tecnica o fisica. E adesso forse dovrebbe fischiare. Dai, 95esimo. Vuole... fischia alla fine. Finisce qui 3-3 tra Atalanta e Roma. È una mezza sconfitta per la Roma per come si era messa. Però non mi sento di dire sconfitta. Perché sì, poteva andare peggio, ragazzi. Non. Pablo, a un certo da punto. Detto... Sì, peggio, no, 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 io ti posso dire una cosa. Premesso tutto, hai ragione tu. Però tu a un certo punto hai detto: se la perdo non cambia nulla. Io ti dico sì, cambia tutto, perché l'Atalanta ti sorpassa in classifica. Ci rivedremo ovviamente settimana prossima con Roma-Milan. Una partita che diventa comunque fondamentale e che può ancora consegnare alla Roma il quarto posto. Per oggi direi che è tutto. Quindi grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha fatto compagnia. Nonostante tutto, vi saluto e vi ringrazio. E forza Roma lo stesso. Forza Roma sempre e comunque. Ciao a tutti. Ciao.